parte più dura è finita. Coraggio. Vedrei più come una veglia, come si facevano tanti anni fa nei paesi, cioè ricordare i nostri cari, imparare da quello che ci hanno lasciato e portarne memoria. Quindi l'esempio che ci ha lasciato il ghiacciaio, la memoria del ghiacciaio, deve mantenersi attraverso delle buone pratiche che non devono, secondo me, essere fioretti. È una condizione in realtà non irreversibile, è una condizione dinamica. L'irreversibilità è legata innanzitutto a una questione di comportamento dell'uomo che di fronte a un cambiamento climatico non fa altro che acuirlo attraverso il suo stile di vita, il suo modo di gestire le risorse le risorse terrestri. La speranza è che la consapevolezza che abbiamo acquisito oggi, cioè la consapevolezza del cambiamento anche nei miei studenti, cambi l'atteggiamento e provochi un'attenzione maggiore verso le risorse di questo ambiente glaciale. Mm-hmm.